Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. La GDC, Game Developer Conference, è ormai alle porte. Siete pronti per l'evento più atteso dell'anno? Ovviamente no, perché è una di quelle fiere rivolte ai professionisti del settore che difficilmente hanno una grande risonanza mediatica. Ma quest'anno le cose vanno un po' diversamente, perché tutti gli occhi sono puntati sull'intervento che terranno i rappresentanti di Microsoft. Questo perché qualche giorno fa è apparsa la scaletta dettagliata dell'intervento, che però è stata prontamente rimossa dal sito. Ma siamo su internet e niente è mai perso definitivamente, quindi possiamo ancora sbirciare il programma e capire perché tutti gli sguardi del settore sono puntati su Microsoft e sull'imminente annuncio. L'azienda di Redmond, a quanto pare, è pronta a fare il grande passo. Xbox Live sbarcherà su iOS, Android e Nintendo Switch. Ci sono già dei giochi cross-platform, come Minecraft ad esempio, che richiedono l'accesso a Xbox Live anche all'infuori dell'ecosistema Xbox Windows, ma sono dei casi piuttosto isolati. L'intenzione di Microsoft è quella di pubblicare un kit di sviluppo software, SDK, che possa consentire agli sviluppatori di giochi di integrare facilmente le funzionalità di Xbox Live all'interno dei loro prodotti. Lasciamo un attimo perdere il mercato mobile e cerchiamo di capire perché questo sarebbe un passo in avanti epocale tra Nintendo e Microsoft, dal quale potrebbero giovare enormemente entrambe le compagnie. Per la Nintendo sarebbe un vero affare, visto la situazione pietosa in cui giace l'infrastruttura dell'online su Nintendo Switch. Il servizio ha un costo irrisorio, ma la sua offerta è abbastanza ridicola. Per rendere l'esperienza online su Switch al passo con i tempi, Nintendo dovrebbe fare investimenti giganteschi per riscrivere tutto quanto da zero. Non è un caso che a 6 mesi dal lancio del servizio a pagamento, l'infrastruttura non abbia ancora fatto sostanziosi passi in avanti. Non si tratta di correggere leggermente il tiro, ma tra codice amico, chat vocali esistenti, cattiva gestione del cloud e chi più ne ha ne metta, bisognerebbe demolire tutto per ripartire da capo. E l'aggiunta dell'Xbox Live su Switch sarebbe una vera manna dal cielo. Achievement, friendlist, chat vocali, semplicemente una delle migliori infrastrutture presenti sul mercato, disponibile senza il minimo sforzo. A mio avviso, Nintendo non ha motivo di rifiutare un'apertura del genere, soprattutto se il suo obiettivo è quello di risultare appetibile alle nuove generazioni che vanno ricercando proprio questo tipo di esperienza interconnessa. Dal canto suo, la Microsoft guadagnerebbe incredibilmente in esposizione e diffusione del brand. L'Xbox One in termini di pubblico è stata un mezzo fallimento. Ci sono state troppe decisioni impopolari prese prima e durante il lancio della console, che hanno portato il grande pubblico a prediligere Sony con la sua PlayStation 4, e Microsoft ha iniziato a correggere il tiro quando ormai era troppo tardi e il gap con le concorrenti difficilmente potrà essere colmato anche con la migliore delle politiche aziendali. Se è impossibile pensare di portare l'Xbox a casa di tutti i videogiocatori del mondo, allora basterà sfruttare quanto già fatto da Nintendo, appoggiandosi a una console popolare come la Switch. Pensate al divario enorme di vendite tra Switch e Xbox One sul suolo giapponese. Quello di Microsoft è un brand praticamente inesistente perché è visto come prodotto per un pubblico occidentale. Usare la Switch come veicolo di esposizione è forse l'unico modo che ha ora la Microsoft per rivitalizzare un marchio morto in Giappone e seriamente in difficoltà nel mondo occidentale. Un annuncio del genere per me ha qualcosa di epocale e apre un'infinità di possibilità per le due aziende, che non dovremmo sottovalutare. E l'atteggiamento di Microsoft mi sembra sempre più indirizzato verso un futuro dove lo sviluppo hardware acquisisce gradualmente meno importanza. Sono iniziative vincenti come Live Gold o il Game Pass che dovrebbero farci scattare un campanello d'allarme. È lo stesso processo che sta avvenendo nel mondo di cinema e televisione, dove non sono più tanto i prodotti a contare, ma il servizio in cui questi sono raccolti. Streaming, game on demand o accessi premium, il futuro sono gli abbonamenti e Microsoft sembra averlo capito appieno. E vi lascio con un'idea che rubo da un video di RGT 85. Chissà se magari un giorno, tramite Xbox Live su Switch, saremo in grado di giocare in streaming al catalogo del Game Pass. Voi che ne pensate? Per me, arrivati a questo punto, le possibilità sono infinite. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like e se invece è la prima volta che mi sentite parlare, iscrivetevi, perché no? Io sono il Poro Michele, dalla Francia, ciao!